Ciao ragazzi, allora oggi sono qui per parlarvi un breve accenno alla mia nuova esperienza con il drone. Allora, avevo cominciato un anno e mezzo fa con l'acquisto dell'Osmo Pocket della DJI, che è un aggeggio fantastico per riprese e foto. Mi sono spinto un attimino più in là e ho acquistato il drone della DJI, che è questo qua, guardate, questo bellissimo aggeggio che sta in un palmo. Adesso ve lo faccio vedere chiuso. Peso 249 grammi, quindi al di sotto dei 250, e per adesso, poi non so se le cose cambieranno, per questi droni al di sotto dei 250 grammi non ci vuole alcun patentino, alcun attestato. Ok, poi non lo so se le cose cambieranno, ripeto. E io comunque il patentino l'ho fatto, è una cosa in più che volevo. E poi comunque assicurazione obbligatoria, registrazione di flight. Comunque per tutte queste spiegazioni vi rimando ai bellissimi fantastici tutorial, canali, youtuber che spiegano, danno spiegazioni veramente dettagliate e precise per quanto riguarda la regolamentazione, la spiegazione, le specifiche tecniche di tutti i vari droni. Ok, quindi dicevo, io oggi l'ho provato, è un'esperienza fantastica. Chiaramente bisogna acquisire una certa manualità, è normale nell'assemblaggio dello smartphone con radiocomando, poi la connessione, insomma, bisogna avere determinati automatismi che li acquisisci con il continuo utilizzo. Ha una sensibilità pazzesca, veramente. Ci sono le tre modalità di utilizzo, che sono la sport, quella normale e quella cinema. Chiaramente vi consiglio come prima volta di utilizzare quella cinema, che è molto più lenta, il drone va molto più lento, vi consente di insomma, approcciarvi in maniera adeguata all'utilizzo di questo drone. Poi vabbè, poi quando avrete più esperienza potete utilizzare le altre. E ho provato delle funzioni, quella quick shot. Nella fattispecie ho provato quella che si alza in obliquo dal punto fermo in cui lo tenete voi, si alza in obliquo per un 25 metri. 25 metri è l'impostazione minima che ti dà l'applicazione, poi la si può scegliere 25, 30, eccetera. E stessa cosa lo si può fare col circle, che io non ho provato, perché va bene che ero comunque in un campo aperto, c'erano delle piante, però non ero così sicuro, insomma, che ci fosse il raggio di questi 25 metri, perché comunque ti gira intorno per un raggio di 25 metri. Quindi non ho voluto azzardarmi, lo proverò un'altra occasione. E vi consiglio appunto di andare in un campo aperto, come prima volta, come prime volte, comunque come ho fatto io, e non date comunque per scontato che, perché è un campo aperto, sia consentito volare. Comunque consultate sempre le varie mappe, e comunque ve lo dice anche la stessa applicazione della DJI, se è consentito o meno volare, se ci sono particolari restrizioni, eccetera. Vi rimando sempre a tutti i tutorial, per tutte le spiegazioni del caso, patentino, specifiche tecniche, eccetera, perché io non ho le competenze. E veramente soddisfatissimo di questo aggeggino. Non fa filmati in 4K come l'Osmo Pocket, eccetera, ma ha 2,7K che comunque vanno benissimo lo stesso. Ricordatevi che ha solo i sensori sotto, quindi non li ha davanti, dietro e a fianco o sopra, quindi dovete stare molto attenti quando lo utilizzate, anche perché comunque il regolamento prevede il volo sempre a vista, non dimenticatevelo. Bene, ho provato anche il return to home, che sarebbe il ritorno al punto di partenza. Dovete impostare un'altezza vostra massima, che io consiglio a tutti dai 40 ai 50. Io ho messo 40 metri, e quando impostate
schiacciate questo bottone, il drone torna, si porta all'altezza che avevo impostata in verticale, si porta sul punto dove è decollato e poi scende. E devo dire, una perfezione pazzesca, è atterrato proprio nello stesso identico punto da dove era decollato. Quindi, esperienza fantastica, veramente. Sono soddisfatissimo. Altra cosa, chiaramente, non c'è bisogno che ve lo dica, non ha lo stesso utilizzo dell'Osmo Pocket o di un normale smartphone che potete chiaramente fare video dove volete, quando volete, in qualsiasi posto. Questo ha delle restrizioni, insomma, ci sono non si può farlo alzare in volo dove si vuole, quindi bisogna tenere una certa distanza dalle persone, non può andare a un'altezza superiore a una determinata altezza, centri abitati non è consentito volare, anche se ho letto che quello sotto questo particolare drone, il Mavic Mini, dovrebbe avere meno restrizioni per quanto riguarda gli assembramenti, però bisogna approfondirla questa cosa. Adesso mi limito all'utilizzo. E poi chiaramente, oltre alla manovrabilità, dovete anche conciliare le due cose, manovrabilità e video che state facendo, perché questo lo utilizzate per fare dei video, no? Video particolari, insomma. Quindi, oltre a acquisire automatismi nella manovrabilità, dovete anche, dare un occhio a che tipo di video fate, insomma. Quindi le due cose devono andare in sintonia, e questo lo si acquisisce chiaramente con l'utilizzo, 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 il continuo utilizzo. E sì, come dicevo, non lo utilizzerò tutti i giorni, non è che esco di casa con questo tutti i giorni, però sicuramente adatto per particolari situazioni, viaggi, escursioni, eccetera. Quindi sicuramente lo utilizzerò, Covid permettendo, quando mi faranno ripartire, perché apro parentesi, ancora devono rimborsarmi il viaggio, il volo del Brasile di quest'inverno bloccato per il Covid. Va bene, ci vediamo alla prossima. Ora vi faccio vedere un piccolo video di quello che ho fatto. Vi saluto, iscrivetevi al canale e consiglio l'acquisto per chi volesse utilizzare il drone. Lo consiglio vivamente questo tipo di drone, per chi ha le prime armi, oddio, uno può utilizzare anche quello superiore, però va bene, io vado a step. Per adesso facciamo con questo. Va bene? Ciao a tutti ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao da Renata House, ciao.